webtv.it, ci troviamo all'interno di Tomatis Casa. Non è un avvenimento di quelli generici, visto che si tratta di un restyling party. L'azienda cambia radicalmente, rinnova il suo logo, rinnova anche la sua classe dirigente interna, pronta ad affrontare le nuove sfide proposte dall'economia in tema di arredamento. E noi abbiamo qui con noi Alfio Tomatis, ben trovato, buonasera. Buonasera a tutti e benvenuti da Tomatis Casa. Allora, abbiamo detto poc'anzi, abbiamo parlato del cambio di guardia che c'è stato, dai genitori si passa ai figli, figli pronti ad intraprendere una nuova sfida con dinamismo, energia e risorse, a dispetto di quello che non è un momento particolarmente facile a livello generale. Ma la casa resta lo stesso un punto di riferimento, un punto da cui dipanare tutte le strategie future. Sì, infatti confermo quello che dici tu, effettivamente nonostante il momento economico che conosciamo tutti non sia favorevole, vogliamo crederci, investire energia, investire professionalità e provarci fino in fondo chiaramente. L'inizio di tutto questo iter è questo cambio di logo, un logo molto incisivo, semplice e incisivo, dove comunque c'è il Tomatis, che comunque è il nome della nostra azienda da più di 50 anni, e casa, che come dicevi tu, comunque rimane il luogo di ritrovo dei nostri affetti, delle nostre cose, dove tutti noi comunque amiamo sempre tornare, per cui la casa è al centro dell'uomo. Tante professionalità, quindi un team di architetti molto affiatato e molto competente al servizio di un concetto che è molto diffuso all'interno di quello che è il concetto di design moderno. Stiamo parlando del luxury living. Certo, noi siamo un team, ne andiamo orgogliosi, di 5 architetti interni, tutti i miei collaboratori, compreso chiaramente mia sorella Laura, e siamo andati oltre, che con l'amico l'architetto Massimo Rosa abbiamo fondato in questa occasione un nuovo studio di architettura, Architects Art, un vero e proprio studio di architettura all'interno dello showroom. Questo per dare il massimo del servizio al cliente e per fondare insieme l'architettura e il design, un percorso da fare in una maniera unica, non più separata. Proviamo appunto questo nuovo sistema di poter fondare insieme le due cose. Non solo un luogo commerciale quindi, ma anche un posto in cui effettuare della sperimentazione. Assolutamente sì, noi per la sperimentazione siamo specialisti, io per primo, mi piacciono molto le cose che nuove, che stimolano, ecco perché comunque ci proviamo, abbiamo energia e voglia di poter emergere. I marchi che ospitate all'interno della vostra superficie espositiva, che tra l'altro lascia abbastanza d'incanto per la distribuzione degli spazi, la scelta delle luci e naturalmente dei materiali che vengono impiegati. Sì, diciamo che noi cerchiamo di curare ogni dettaglio, dalla luce, gli stessi stand con queste creazioni che io chiamo teatrali perché sono effettivamente creazioni in tutto e per tutto, dove rappresentiamo e ne andiamo orgogliosi i marchi, i brand mondiali del design, da Cassina come questa sera, Molteni, Dada, Vitra, Citterio, la Baxter, la Flexform, e il nostro grande vantaggio che il cliente all'interno del nostro showroom può praticamente toccare con mano, vedere i prodotti e le differenze di qualità rispetto a delle cose o copiate o simili. Cioè qui stiamo parlando appunto di luxury living, di made in Italy, di design storico originale. Base operativa qui in Piemonte, a Mondovì dove ci troviamo ed anche a Cuneo, ma progetti ad ampio respiro che vanno oltre i confini provinciali e oltre i confini della regione. Ce ne vuoi parlare in conclusione? Sì, certo, non lavoriamo chiaramente solo a livello territoriale, ma bensì avendo questa struttura, una logistica di un certo livello, riusciamo a lavorare chiaramente con la Costa Azzurra, la Liguria, la Lombardia, fino anche arrivare a lavori internazionali che sono molto stimolanti, come anche non solo casa, nonostante il nostro marchio Tomatis Casa, ma ci occupiamo anche di hotel, residence, negozi, eccetera, eccetera. E questo è Alfio Tomatis qui da Tomatis Casa a Mondovì per ideaweb.it.